Detto questo, a Goldman Sachs non si applica questo taglio. Goldman Sachs aveva un buono che valeva 100, il giorno dopo il suo buono vale ancora 100. Ma che cosa significa questo taglio che viene effettuato? Significa che se io ho dei risparmi, insomma, valevano 100, mi ritrovo con 20 effettivi da poter andare a riscuotere. Ma per farvi capire meglio la drammaticità di questo taglio, in Grecia si parlava moltissimo, anche le casaline parlavano di haircut. Andavano al supermercato, si andava al supermercato, si andava a parlare di haircut, che non è un taglio di capelli, una nuova acconciatura, contrariamente a quanto il termine inglese può suggerire, ma significa una sforbiciata rispetto appunto al valore oggettivo di quelli che erano i titoli. Pensate che dal 2009, con l'inasprirsi della crisi in Grecia, lo Stato pagava tutti i propri fornitori, scuole, ospedali, infrastrutture, quindi tutti i fornitori dello Stato a tutti i livelli delle amministrazioni locali, insieme appunto quelli centrali e nazionali, in buoni del tesoro. Crisi di liquidità, non c'era abbastanza denaro per poter pagare, così dicevano, così giustificavano la necessità di pagare con queste nuove formule di pagamento, virtualmente con questi buoni del tesoro, buoni ordinari. Le persone che andavano in pensione ricevevano il proprio TFR, il trattamento di fine rapporto, anche in questo caso con buoni del tesoro. Pensate quindi alle persone che hanno lavorato per tutta una vita e che si sono accantonate questo TFR, che magari volevano investire, che era la loro garanzia di sopravvivenza per diciamo la parte non lavorativa della propria vita, che si trovano praticamente con un pugno di mosche in mano, con un quinto di quanto doveva essere loro riconosciuto, in una situazione in cui le pensioni erano già state pesantemente tagliate. Pensate che cosa significa per gli imprenditori che fornivano servizio, materiale, prestazioni comunque verso l'amministrazione pubblica, che è un apparato molto grosso in Grecia, e che magari hanno dei fornitori a propria volta da dover pagare. I fornitori volevano essere pagati 100, loro volevano avere 100 ma avere 120. Pensate alla drammaticità della situazione, che cosa significa dover fare i conti con una realtà dove non c'è più futuro, non c'è più garanzia. E qui permettetemi il primo parallelo. Qua nella rete ogni tanto si trova la notizia che o qualche amministrazione comunale oppure a livello centrale nazionale si palesa la possibilità di effettuare dei pagamenti in buoni del tesoro, certificati del tesoro, buoni ordinari del tesoro. E tutte le volte che ho sentito la notizia ho la pelle d'oca, proprio perché ho visto cos'è successo in Grecia. Qualora dovesse materializzarsi una situazione di questo tipo e si viaggia, cosa che comunque si sta facendo su un binario paurosamente parallelo a quello greco, sappiamo quali sono i rischi a cui si può andare incontro. Il numero dei suicidi in Grecia è salito agli stelli, ma sono tanti i suicidi che sono avvenuti anche in Italia. Chi per disperazione, per non poter pagare più i propri dipendenti, per non affrontare le cartelle esattoriali, per non avere più possibilità di avere credito magari per pagare le tasse per quell'anno, perché poi l'anno dopo potrebbe andare avanti a lavorare, ma per gli stessi lavoratori dipendenti che magari hanno mutuo, tasse da pagare che non ce la fanno più. Pensate quanto dura sta diventando la situazione. Pensate quanto dura è diventato anche per i giovani italiani, costretti a fare i conti con un precariato quando lo si trova, e magari costretti a lavorare, che so, come centralinista a 4 euro all'ora piuttosto che a 2 euro all'ora. Se va bene quello, se no prego si accomodi, qualcun altro che lavora c'è di sicuro. Come pensate che possa esserci un futuro per il nostro paese se queste sono le premesse, se queste sono le condizioni? Che futuro può esserci per i cittadini italiani, per i cittadini greci, piuttosto che spagnoli, piuttosto che irlandesi o portoghesi? E guardate bene, il famoso esercito che sta muovendo l'Europa ha un nome ben preciso, e anche i nostri salvatori che di vari paesi membri, sotto spoglie politiche piuttosto che sotto spoglie tecniche, cercano di propinarci dicendo ah, e questa è la soluzione, vanno tutti in direzione opposta rispetto ai
interesse dei cittadini. PIGS, Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna. Questi eserciti come si muovono? Quali sono le misure che intraprendono? Nel libro c'è l'esempio, c'è l'elenco, anzi preciso e dettagliato, di quello che è successo alla Grecia. E se lo leggete, vi accorgerete che la fotocopia di quello che a distanza di pochissimo tempo è stato fatto in Italia. Stessi provvedimenti. Si vanno a colpire salari, stipendi, pensioni, retribuzioni. Si vanno a colpire le strutture vitali del paese con le attività, le aziende, le industrie, l'apparato produttivo che ancora c'è. Si va a colpire ciò che c'è di pubblico, ancora di proprietà statale, per spezzettarlo, smantellarlo e rivenderlo, e si va a colpire quella che è la spina dorsale del paese, ovvero i cittadini, costretti a fare i conti con una incrementata pressione fiscale, quindi sempre più tasse da dover pagare, un aumento delle tariffe, una diminuzione del potere d'acquisto di salari, stipendi, pensioni, e un aumento generalizzato comunque dei prezzi. E quindi è in maniera di così praticamente non si può. Il problema è che non possiamo nemmeno dire di aver raggiunto il peggio, perché ogni volta che lo pensiamo ci accorgiamo che se ne inventano una nuova per poterci far vedere conto che peggio si può andare ancora e come. E arrivo appunto a quelle che sono le operazioni di guerra dell'esercito. Non prima di aver appunto parlato di questo esercito, ovvero del delitto. Noi abbiamo questi salvatori, i tecnici, ci hanno propinato i tecnici dicendo che i politici in Italia sono corrotti, c'è questa guerra fra partiti destra, sinistra, centro, quindi no, ci mettiamo i tecnici che hanno competenza, che sanno, così come in Europa, così come la Banca Centrale Europea è dato un Mario Draghi che è competente, preparato, caspita, era governatore dell'Italia, anche in Italia insomma adesso arrivano i tecnici che possono cambiare le cose e possono salvarci. E come ci salvano? Con i sacrifici. Dovete fare nuovi sacrifici, ci dicono. Presidente della Repubblica. I sacrifici li devono fare tutti, anche i meno abbienti. Ok, i sacrifici li devono fare tutti, ma cominciano a farli i più abbienti. Cominciano a farli i nostri politici, cominciano a farli i nostri governanti, ma soprattutto i nostri governanti, così altamente pagati, tecnici o politici che siano. Si viene da fare per individuare le misure, se ci sono e come che ci sono, a livello internazionale, che consentirebbero di liberare l'Italia dall'essere ostaggio di questo esercito europeo chiamato debito. Questo esercito europeo è composto da diverse truppe. C'è la retroguardia, quelli che stanno più indietro, ed è quella parte di debito che è stato creato dalle amministrazioni pubbliche per accontentare un apparato spesso fatto di clientele, spesso fatto di amicizie o di gruppi comunque molto particolari, per, detto brutalmente, anche per ottenere il voto quando c'erano le elezioni, e che serviva per fare un piccolo intervento, per magari creare piccoli posti di lavoro locali, temporanei, assolutamente temporaneisti, però intanto la partenza, per quando c'era la tornata elettorale, la si dava. E appunto si ricorre ad un indebitamento della macchina pubblica attraverso gli strumenti di cui parlavo anche all'inizio. Poi c'è un'altra parte dell'esercito, ed è quella parte dell'esercito che risponde, permettetemi di parafrasare Scapante in questo caso, a chi da politico ha fatto il cameriere dei banchieri con l'aggravante di non aver nemmeno mai fatto la scuola per Dio per quanto riguarda l'Italia. Perché semplicemente si sono acconciati a mettersi al servizio della grande finanza, cercando di ricavare un profitto per sé o comunque per la propria clientela. Quando ci dicono avete vissuto al di sopra dei propri mezzi, oppure quando io divento mamma di un figlio e so che quel figlio ha oltre 30.000 euro di debiti, dico, caspita, ma è appena nato, come farà mai ad avere 30.000 euro di debiti? Chi li ha fatti per lui? Chi è che li ha versati sulla testa? Oppure io so che magari ho le rate da pagare per la macchina, quello è il mio debito.
voluto, quello è il mio debito che sono tenuta a restituire, ma quei 30.000 euro famosi chi li ha fatti per me e perché li ha fatti? E anche lì, andando a grattare sotto la polvere, ci accorgiamo che larga parte di quel debito è fatto da che cosa? Da due trappoline. Una, permettetemi di citarla molto velocemente, perché è composta di più cose, è una roba un po' complessa. Vi anticipo che uscirà un secondo libro entro Natale e invece l'argomento sarà sviscerato molto bene, che si chiama Signoraggio primario e secondario. Gioca un pochino sull'emissione della moneta e sul fatto che tutti i Paesi membri dell'Unione Europea devono, a parte le monete di ferro che vengono coniate all'interno dei nostri stati, per le banconote, per la carta moneta, devono fondamentalmente ricorrere all'emissione da parte della Banca Centrale Europea, alla quale corrispondono attraverso titoli di Stato, comunque attraverso altri strumenti finanziari, il valore totale del denaro che viene messo in circolazione in Italia, quindi stampato in tipografia dalla Banca Centrale Europea, più gli interessi. Allora, qui capite che c'è qualcosa non va, ma come? Attraverso due trattati, Maastricht e Lisbona, abbiamo detto che tu, Banca Centrale Europea, stampi il denaro per noi, a me è stato che parte, insomma, di questa Banca Centrale Europea, devo inserire del denaro, devo metterlo in circolazione, non solo devo pagartelo a un valore nominale e non rispetto alla spesa della famosa tipografia per stampare quel denaro, ma ti devo pure dare degli interessi. Quindi questa è una prima cosa. È un argomento molto complesso, permettetemi di sorvolare anche su questo, ma se volete poi ci torniamo. È un'altra cosa gravissima, che è la componente più massiccia del nostro debito. Viene chiamata, in maniera tecnica, anatocismo. In maniera molto semplice, il calcolo degli interessi sugli interessi. Cioè, ogni anno l'Italia non ce la fa nemmeno a restituire gli interessi che dovrebbe l'Unione Europea, che si vede già calcolati nuovi interessi su quegli interessi che non riesce a restituire. È una cosa perversa, malefica. E come se non bastasse, questo esercito europeo cosa pensa di fare? Datemi un attimo, perché sapete, ma lo stomaco più può aumentare. L'Unione Europea ha pensato bene di ricorrere a quei famosi aiuti, come prima, insomma, c'era la persona che soccorreva quello che stava affogando e li portava via l'orologio. Perché dobbiamo imparare da tutte le volte che sentiamo parlare di aiuti europei, oppure da parte del Fondo Monetario Internazionale, dobbiamo tradurre questa parola che ci vendono così in televisione con i termini giusti, che sono prestiti con interessi. E qui torno alla Grecia, torno a Grecia. La penultima tranche di aiuti che era stata attribuita alla Grecia, della quale parlo, cioè una più recente che sarà poi versata questo mese, era di 130 miliardi di euro. Fondo Monetario, Banca Centrale Europea e ovviamente anche la Commissione Europea davano un elenco di compitini che la Grecia deve fare per poter avere quegli aiuti. Ed è così, come ho commentato nel libro, che si va dalla privatizzazione del servizio idrico, degli aeroporti, dei ponti, delle autostrade, delle strade, fino a un totocalcio, persino il sistema di difesa ellenico è stato privatizzato. Ma attenzione, privatizzato non vuol dire che c'è un imprenditore greco che l'acquisisce, vuol dire che più delle volte va all'estero e che finisce nelle mani di banche tedesche piuttosto che di altri paesi. In alcuni casi hanno persino cantonalizzato il proprio territorio, per cui incredibilmente ci sono isole greche che, certo, geograficamente appartengono ancora alla Grecia, ma tutto ciò che ci sta sopra è stato comperato dalla Germania, dalla Svizzera, da Israele e da altri paesi. Quindi è un concetto solo geografico, quello di appartenenza allo Stato, né più né meno di questo, perché la proprietà è tutta all'estero. E come se non bastasse, a proposito di Germania, al ministro delle finanze tedesco è anche venuto in mente una bella idea per farvi capire perché parlo di esercito di guerra. Dice: ma caspita, le nostre banche tedesche sono sovraesposte rispetto alla Germania, rispetto alla Grecia, e in un qualche modo noi dovremmo pure rientrare. Per cui cosa fa? Prepara 160 finanzieri da spedire direttamente in Grecia per la riscossione diretta delle tasse. Cioè, ci sono dei tedeschi che vanno in Germania a prelevare, a riscuotere direttamente quello che devono avere delle banche commerciali, dei cittadini. E non è che il cittadino possa dire no col cavolo, io non parlo. Perché cosa fanno? L'IMU Greca
sugli immobili, la tassa sugli immobili, hanno pensato di farla pagare con la bolletta della luce. Per cui sono costretti a pagare, cioè tu hai il servizio della luce in casa e mi paghi le tasse. Se il cittadino dice, perché si sono rivolti alla Corte Costituzionale che ha detto no, non si può, lo Stato deve riscuotere le tasse di proprio e tu paghi solo la tariffa del servizio di quello che consumi, che cosa fa la società dell'energia elettrica? Appena arriva il pagamento, gira subito la quota allo Stato e così il cittadino risulta che ha pagato la sua corrente elettrica, ma non ha voluto pagare la tassa sulla casa, quindi ha pagato una parte di quella bolletta, si vede la sua parte pagata per il consumo, girata allo Stato come tassa per l'immobile, diventa moroso per il consumo di energia elettrica, la società dell'energia elettrica, se non ripaga quella cifra, gli stacca la corrente. E se l'estate in qualche modo si può anche fare, frigorifero a parte per la conservazione dei cibi, l'inverno diventa duro perché c'è la questione del riscaldamento, c'è la questione anche degli edifici pubblici, perché questo vale anche per le scuole e per gli ospedali. Torniamo a noi però, vi dicevo di questo debito e del fatto che questa troica abbia dato un pochino di ricettine alla Grecia su che cosa doveva fare per ottenere il famoso prestito di 130 miliardi. La Grecia mette in pratica tutto, bravissima, disciplinata, immediatamente l'amministrazione dice ok, fatto tutto, fatto la spunta, preso il foglio, questo fatto, sì, lo stiamo facendo, questo fatto, perfetto, e consegna il compito alla troica. La troica dice, bravo Grecia, i 130 miliardi, no scusa, aspetta, chiediamo, io ti do 130 miliardi, però nel giro di 20 anni tu devi rendermi 274 miliardi. Grecia dice, ma perché scusa? Cioè, io ti ho chiesto 130, interessa. Nel giro di 20 anni quel prestito di 130 miliardi diventa un ammontare da 274 miliardi da restituire. Quindi capite la fregatura madronale. Ma non basta, perché non è che la troica dica ok, Grecia, è 230 miliardi. No, dice ok, io ti devo dare 130 miliardi, ma siccome sei un po' indebitata in giro, facciamo così, il 52% di quell'importo lo do alle banche internazionali, il 23% di quell'importo lo ritorno a me, Banca Centrale Europea, perché li devi a me, l'altro 20% te lo giro ma è vincolato affinché tu lo dia alle tue banche commerciali della Grecia e solo il 5% va a finire nelle casse dello Stato per interventi rispetto ai cittadini, ai produttori, imprenditorie e quant'altro, ospedali, scuole. Ecco perché gli ospedali chiudono, oppure se i pazienti vogliono andare devono avere qualcuno con loro che va fuori nelle farmacie a comprare gli strumenti, comprese bisturi, comprese cerotti, comprese gas, comprese tutto l'occorrente per poter fare l'intervento, se no grazie si accomodi. Ecco perché legata a parte all'interno degli ospedali per la fornitura dei farmaci vengono vinti prevalentemente da Teva, che è arrivata di brutto anche in Italia a proposito del farmaco generico, una di quelle che sta avanzando in maniera più massiccia e decisa, nonostante diverse sue sedi siano state chiuse negli Stati Uniti dalla Food and Drugs Administration perché falsificazione degli studi scientifici rispetto all'efficacia del principio attivo e contaminazione del principio attivo con metalli pesanti e particelle non ulteriormente chiarite. Diciamo che Teva è una società israeliana. La sede principale è a Tel Aviv ed ha il suo centro di produzione negli Stati Uniti, in Polonia, in India e a Porto Rico. Questa è la sua struttura, è una multinazionale vera e propria strutturata ed è quella che in Grecia si sta accaparrando la fornitura del farmaco generico ed è arrivata anche in Italia, grande pubblicità sugli schermi, nelle città e così via. Torniamo però di nuovo al nostro debito e quindi a come funziona questa scatoletta degli aiuti. Siccome questi aiuti... Tu ti prendi un po' di te, io dico soltanto, aggiungo che questi farmaci generici, è importante sapere che sono molto generici, nel senso che non hanno esattamente le stesse proprietà del farmaco. Non è vero né per quantità né per qualità. E quindi questo la dice anche lunga su cosa significa passare da un farmaco ufficiale a quello generico. In
in Grecia c'è un grosso problema rispetto ai farmaci generici. Sì, perché la normativa greca prevede che viene chiamato principio di bioequivalenza, cioè un farmaco generico deve avere un effetto sul corpo, sul fisico, che stia in una forchetta molto simile a quello del farmaco originariamente brevettato, che è più o meno 10%, un range abbastanza vicino al 100%, ma si va dall'80 al 125%. Questo significa, pensate ad esempio, o per gli anziani o per i bambini in età pediatrica, per cui il principio attivo va modulato con estrema attenzione per far sì che possa essere efficace e magari non produrre effetti collaterali, che non si possono manifestare effetti collaterali che diversamente non avremo. Ebbene, invece in molti casi all'interno degli ospedali, ma anche i pediatri stessi in Grecia, si stanno trovando in notevole difficoltà perché questo fenomeno è diventato frequentissimo. O per eccesso o per difetto. Questo tanto per chiarire. Ma torniamo al nostro famoso debito, alla questione del debito e agli aiuti. In Europa, a proposito degli aiuti, qualcos'altro se la inventano. Non ci trovano la notte, ogni tanto si trovano, e quindi attorno al famoso tavolo, dove ci sono i nostri giocatori d'azzardo, dove siedono i famosi responsabili delle agenzie di rating, cominciano a sedersi altri giocatori, che questa volta si giocano veramente molto d'azzardo, nel senso che azzardano a proporre delle misure per i paesi membri come quella del MES o ESMA, ovvero del Meccanismo Europeo di Stabilità. È un dispositivo che era stato già ratificato da un grosso numero di paesi europei, ma che era ancora in ballo perché la Corte Costituzionale tedesca lo stava tenendo lì in sospeso. Recentemente c'è stata la sentenza, ha dato il via libera, e di conseguenza il Meccanismo Europeo di Stabilità è realtà. Che cosa significa? Significa che ci sarà un fondo che viene creato con una propria struttura dirigente che avrà queste caratteristiche: immune, gode di immunità in tutti i paesi membri, in tutti i territori dei paesi membri, non può essere citata in giudizio da nessuno, istituzionale o non istituzionale che sia, ma può citare in giudizio chiunque voglia, e lavora tutti i propri collaboratori, non solo a livello apicale, in regime di segreto professionale. Ma come? È l'Europa, stiamo parlando degli aiuti ai popoli, ai paesi, sono soldi che noi, paesi, che il pubblico versa in questo meccanismo e lavora, sì, lavora coperta dal segreto.